Giobbe, capitolo 17, dal versetto 10, leggiamo: quanto a voi tutti, tornate pure, fatevi avanti, ma fra voi non troverò un saggio. I miei giorni passano, i miei disegni, i disegni cari al mio cuore, sono distrutti. Costoro pretendono che la notte sia giorno, che la luce sia vicina, quando tutto è buio. Se aspetto come casa mia il soggiorno dei morti, se già mi sono fatto il letto nelle tenebre, al sepolcro dico: tu sei il mio padre, e ai vermi siete mia madre e mia sorella. Dov'è dunque la mia speranza? Questa speranza mia chi la può scorgere? Essa scenderà alle porte del soggiorno di morti, quando nella polvere troveremo riposo assieme. Queste parole che abbiamo letto insieme ci parlano di grande dolore, di grande sofferenza, di grande angoscia per quello che Giobbe stava vivendo. Giobbe è stato un uomo particolarmente provato, è stato colpito in ogni aspetto della sua vita, colpito quanto riguardava i suoi beni materiali, colpito per quanto riguardava la sua famiglia e colpito per quanto riguardava la sua salute. Un uomo, dicevo, provato, terribilmente provato, e queste parole esprimono proprio il dolore e la sofferenza che c'erano nel suo cuore per quello che stava vivendo, per quello che la vita gli aveva riservato. E forse tu ti identifichi in queste parole, sei nella prova, sei nella difficoltà, sei deluso, sei amareggiato, sei solo, e tutto questo genera in te angoscia, non c'è più speranza, non hai più stimoli per andare avanti, per guardare avanti, per vedere le cose da una prospettiva positiva, ma sei talmente amareggiato e sofferente che per te non c'è più speranza, non vedi più sbocco, non vedi più via d'uscita. E vediamo che in questo quadro così dipinto a tinte fosche c'è una domanda importante: dov'è dunque la mia speranza? Dov'è la mia speranza? Questa è la domanda, è la domanda che forse tu questa sera che stai vivendo una situazione difficilissima, dolorosissima, ti stai facendo. Dov'è la mia speranza? In chi posso riporre la mia fiducia? Che cosa posso fare perché la condizione di dolore, di sofferenza, di angoscia nella quale mi trovo possa cambiare? Che cosa devo fare? Dove trovare la mia speranza? E questa domanda mette in evidenza la domanda di chi soffre, la considerazione obiettiva di chi è nel dolore, ma anche la certezza che c'è una risposta esaustiva. Dicevo, prima di tutto, la domanda di chi soffre, proprio perché Giobbe stava soffrendo e soffrendo terribilmente, si fece questa domanda. Noi, quando siamo nella sofferenza, cambiamo atteggiamento, cambiamo modo di pensare, di vedere le cose, di relazionarci con gli altri, di affrontare la vita. Quando invece le cose ci vanno bene, possiamo essere più ottimisti, possiamo essere più incoraggiati ad andare avanti,
quando poi invece sopraggiunge l'avversità, quello che magari avevamo costruito, che aveva dato una certa stabilità e sicurezza alla nostra vita, può venire meno, può crollare anche in un istante, in un attimo, in me che non si dica. Una domanda di chi soffre, una domanda fondamentale, importante, nel dolore, nella sofferenza, nell'angoscia, farsi questa domanda: dove posso trovare la mia speranza? Dov'è la mia speranza? Perché sapete, se noi siamo nella sofferenza, nel dolore, e non ci poniamo questa domanda, noi non vedremo l'opera di Dio nella nostra vita. Noi non realizzeremo l'intervento di Dio nella nostra vita. È una domanda fondamentale. Se vogliamo poi confidare nel Signore che certamente per noi che ci facciamo questa domanda si rivelerà, ci indicherà la via d'uscita. Non ti lasciare andare se stai soffrendo per cedere alla rassegnazione. Che cosa posso fare? Come posso cambiare questa situazione? Pazienza, andiamo avanti, cerchiamo di affrontare la cosa nel miglior modo possibile. No, non ci sia rassegnazione. Dov'è la mia speranza? E questa è la domanda. Io cerco la via giusta, la via per l'intervento di Dio, cerco la via per arrivare alla speranza. Dov'è la speranza? Ci deve pure essere la via della speranza, ci deve essere la soluzione. Non ci sia rassegnazione, ma ci sia fiducia nel Signore, ci sia fiducia in Dio. Una domanda fondamentale, ma è anche una domanda sincera. La Bibbia dice che Dio ama la sincerità del cuore. Noi possiamo palesare tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra delusione, tutti i nostri dubbi, ma se siamo sinceri, Dio certamente interverrà in nostro favore. Dio non va alla ricerca di persone capaci, di persone forti, di persone che sanno uscire sempre dalle situazioni più difficili e che sanno sempre cavarsela, ma di persone sincere. Riconosci la condizione nella quale ti trovi. Riconosci che se Dio non interviene potentemente nella tua vita, le cose non cambieranno. Se Dio non opera nella tua famiglia, non ci sarà soluzione. Una domanda sincera: dov'è la mia speranza? Lo desidero, lo bramo, ne ho bisogno. Ecco perché faccio questa domanda. Una domanda fondamentale, una domanda sincera, ma vediamo che questa è anche una domanda precisa. Sapeva che cosa chiedere chi ha fatto questa domanda. Dov'è la mia speranza? Quella desidero, quella cerco. La mia speranza. La parola di Dio illumina il nostro cuore, illumina la nostra vita. Quando noi ci accostiamo ad essa con tutto il cuore, ci indica il sentiero che dobbiamo percorrere. Anche se siamo deboli, anche se siamo fragili, anche se siamo soli, anche se la situazione è così compromessa che da un punto di vista umano non c'è più speranza, il Signore è il Dio della speranza, è il Dio onnipotente. La domanda di chi soffre: dov'è la mia speranza? Ma non è soltanto la domanda di chi soffre, è la considerazione obiettiva di chi si trova in una situazione difficile, ma sa che ci può essere una via d'uscita, sa che ci può essere una speranza, sa che ci può essere l'intervento potente di Dio che cambia in un istante ogni cosa. Dov'è la mia speranza? Dove cercare la speranza?
dove cercare chi dà speranza. In noi stessi no, siamo deboli. Nelle circostanze no, hanno avuto la meglio su di noi. Negli altri no, ci hanno lasciato soli nella sofferenza. Perché sapete, e voi lo sapete quanto me, quando le cose vanno bene possiamo essere circondati da tante persone, ma quando le cose vanno male rimaniamo soli, se non circondati da quelli che sono i veri amici. Gli altri no. E allora dove trovare la speranza? Dove trovare la soluzione? Nella parola di Dio. Abbiamo ascoltato dalla testimonianza. Leggi la parola di Dio. E la parola di Dio ti guiderà perché tu possa realizzare l'intervento di Dio nella tua vita. Sapete, la Bibbia, la parola di Dio ci rivela Dio, ci rivela la volontà di Dio, ci rivela quello che Dio può fare, vuole fare in tutti coloro che vanno a Lui con fede. Ma prima ancora di operare nella nostra vita, sapete che cosa fa la parola di Dio quando la leggiamo, la meditiamo, la facciamo nostra? Infonde nel nostro cuore speranza, certezza. La certezza che la nostra vita è nelle mani di Dio, la certezza che Dio ha preso in mano la nostra situazione, il nostro problema, che si prenderà cura di noi, che interverrà, che cambierà le cose. La parola di Dio accende la speranza lì dove non c'è più speranza. Credi in quello che il Signore ti dice attraverso la sua parola. Riponi in essa la tua fede, la tua fiducia, e la tua fede e la tua fiducia non saranno deluse, perché Dio non delude mai. La parola di Dio non ci delude mai. Noi possiamo deluderci, possiamo deludere, gli altri possono deluderci, le circostanze possono deluderci, ma non Dio. Vai alla sua parola, leggila, meditala con tutto il cuore, perché è lì che troverai la speranza di vedere l'opera di Dio compiersi nel tuo problema, nella tua necessità. Ma ancora, in chi riporre la propria fiducia perché si possa vedere l'intervento divino? Nella parola, nella Bibbia, Sacra Scrittura, ma nella meravigliosa, gloriosa, unica, preziosa, vivente, potente persona di Cristo Gesù Signore. Riponi la tua speranza in Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, colui che è qui in questo momento, colui che al tuo fianco è pronto a intervenire, a operare, perché chiunque lo avrà invocato, invocato con tutto il cuore, egli si rivelerà, egli parlerà, egli opererà, egli interverrà e cambierà in maniera potente le situazioni, anche le più difficili, aggiusterà le cose, anche quelle più compromesse. Credi in Gesù, credi nell'opera di Cristo, credi nel suo intervento, credi nell'amore che Egli ha per te, e tu vedrai la gloria di Dio questa sera, e tu potrai avere nuovamente speranza. Come cercarla? Come cercarla? Nella parola, nella persona di Gesù, con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Sapete, questa espressione nella scrittura ricorre spessissimo. Non si parla, ripeto, di capacità, non si parla di meriti, non si parla di intelligenza superiore alla media, ma si parla di cuore, con tutto il cuore. Con tutto il cuore riponi la tua fiducia al Signore ed Egli agirà. Dov'è la mia speranza? È la domanda di chi soffre, è la considerazione obiettiva di chi desidera vedere l'opera del Signore, ma questa è anche la domanda di chi è certo, perché ha riposto nel Signore la propria fiducia, che Dio opererà il suo favore. Non è una
una speranza così riposta perché disperati. Sapete, si dice: chi di speranza vive, disperato muore. È inutile continuare a sperare, le cose non cambiano. È inutile continuare a sperare, non riusciamo a cambiare questa situazione che c'è nella nostra casa, nella nostra famiglia. È inutile che continui a sperare, oramai sei schiavo di quel vizio, di quel modo di fare, di quel legame, non c'è più nulla da fare, lascia stare, non sperare più. Sapete, un giorno, presa proprio dallo sconforto, la persona più vicina a Giobbe aveva perso la speranza. La moglie di Giobbe disse a suo marito, vedendolo in quella condizione di grande dolore, di grande sofferenza: basta, lascia stare Dio e muori. Come a dire: smettila di continuare a sperare in Dio, smettila di continuare ad avere fiducia in Dio. Ma Giobbe continuò ad avere fede nel Signore, continuò a sperare. Continua a sperare nel Signore, continua a sperare nella sua parola, continua a sperare nell'intervento potente del Signore. E allora la domanda: dov'è la mia speranza? La risposta è: la mia speranza è in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che mi ama, colui che è morto al mio posto, colui che è al mio fianco, colui che mi ha promesso che non mi avrebbe lasciato e non mi avrebbe abbandonato, che si sarebbe preso cura di me fino all'ultimo istante della mia vita, colui che può operare e operare al di là di quello che io penso e di quello che io posso chiedere a Dio. È in Lui la mia speranza. È in Gesù la tua speranza? Cristo in voi, dice la Scrittura, speranza di gloria. Sì, Cristo in noi, speranza di gloria. Non dice Cristo in voi, delusioni cocenti. Cristo in noi, speranza di qualcosa di glorioso, di meraviglioso, perché Gesù è la nostra speranza, perché Gesù è il glorioso, Gesù è il meraviglioso. Solo nel Signore riponi la tua fiducia in Lui. Questa speranza mia, chi la può scorgere? Come a dire: io posso riporre la mia speranza nel Signore, ma chi lo vedrà? Chi se ne accorgerà? Chi lo considererà questo? Gli altri no, Dio sì, Dio sì. In questo momento Dio, che è l'Onnisciente, sa perfettamente in chi ciascuno di noi ha riposto la propria speranza. E se tu hai riposto la tua speranza nel Signore, non sarai deluso. Ma sei proprio sicuro? Sì! Perché la Bibbia ci dice questo. Noi crediamo alla sua parola, perché Dio non delude mai nessuno. E la risposta di chi ha riposto nel Signore la propria fiducia e la propria speranza. Allora la domanda: dov'è la mia speranza? Diamo una risposta. Dov'è la mia speranza? Notate, non è scritto dov'è la speranza degli altri, dov'è la speranza di chi mi è seduto accanto, dov'è la speranza di quel mio familiare, di quel mio parente, di quel mio amico. No, la domanda è: dov'è la mia speranza? Dov'è la tua speranza? Ognuno di noi in questo momento si faccia questa domanda: dov'è la mia speranza? Perché sapete, la risposta sincera a questa domanda darà una svolta radicale alla nostra vita, al nostro futuro, al nostro rapporto con Dio. Dov'è la tua speranza? La Bibbia dice di non rimettere la speranza nelle cose effimere e passeggere di questo mondo, non riporre la speranza nelle ricchezze, nei beni materiali, perché le cose materiali sono tutte passeggere, fugaci, transitorie, inconsistenti, non lasciano nulla.
ma la speranza riposta nel Signore è la speranza che ci fa realizzare l'intervento e l'opera potente di Dio. Ti trovi in una situazione particolarmente dolorosa e difficile? Sì, è la tua risposta. In chi hai riposto la tua speranza? Dov'è la tua speranza? Se la risposta è in Dio, in Cristo, nella parola di Dio, allora sappi che la tua speranza è ben riposta e tu non sarai deluso. È una domanda che tutti noi dobbiamo e vogliamo farci. Dov'è la mia speranza?